Manesco è recidivo, un uomo di 40 anni è stato arrestato dai carabinieri di Trapani. Ha picchiato con calci e pugni la moglie, in passato era già stato condannato per maltrattamenti. Emergenza sociale per i pensionati. Tre sindacati confederali hanno affrontato la questione questa mattina nel corso di un incontro nei locali della CGIL di Trapani. Una donna al comando, Lucia Cerniglia, è il nuovo segretario comunale del PSI di Marsala. Cala il sipario su Blue Sea Land, si è conclusa a Mazara del Vallo la manifestazione organizzata dal distretto della pesca. Il festival delle occasioni mancate finisce con un pareggio Varese-Trapani 0-0, partita ricca di emozioni, buone giocate da entrambe le squadre. Questa sera in campo la Pallacanestro Trapani a Forlì. Questi erano i nostri titoli per le notizie e gli approfondimenti, torniamo subito dopo la pubblicità. Apriamo il nostro TG con un'errata corrige. In merito al servizio di sabato sulla condanna del giornalista Rino Giacalone sulla nota vicenda giudiziaria con l'ex sindaco di Trapani, Mimmo Fazio, dobbiamo rettificare il passaggio riferito nello stesso servizio alla testata giornalistica La Sicilia. Infatti il quotidiano catanese già all'indomani aveva dato conto della condanna del cronista, approfondendo anche il giorno dopo la cronaca con gli interventi dei due diretti interessati. Ne diamo doverosamente conto scusandocene con i lettori. La testata giornalistica. Iniziamo con la cronaca. Un uomo di 40 anni è stato arrestato dai carabinieri di Trapani. Avrebbe picchiato la moglie al culmine di una lite sfociata per futili motivi. Aggredita e picchiata dal marito che l'avrebbe colpita tra le mura domestiche con calci e pugni al volto e allo stomaco. Per le botte prese la donna è stata costretta a ricorrere alle cure del pronto soccorso. L'uomo invece è stato arrestato dai carabinieri in flagranza di reato. Adesso è chiamata a rispondere di maltrattamenti in famiglia. È accaduto nella frazione di Rilievo dove vive la coppia. A chiedere l'intervento dei militari dell'arma è stata la vittima dell'episodio di violenza che ha telefonato al 112. Mio marito mi sta picchiando. Scattato l'allarme è giunta una pattuglia dei carabinieri di Locogrande che hanno rinvenuto la donna addolorante e in stato confusionale. Un'ambulanza ha provveduto ad accompagnarla al Sant'Antonio Abate. I medici del pronto soccorso le hanno diagnosticato contusione ed escoriazione in diverse parti del corpo. Le sue condizioni non destano preoccupazione. L'aggressione, secondo quanto accertato dagli investigatori, sarebbe avvenuta per futili motivi. Il marito manesco non sarebbe nuovo ad episodi del genere. Nel 2010, infatti, era stato condannato a 9 mesi di reclusione dal Tribunale del Capoluogo per maltrattamento nei confronti della stessa donna. Adesso l'indagato, che ha 40 anni, si trova rinchiuso nelle carceri di San Giuliano. E ad Alcamo i carabinieri hanno arrestato un rumeno che ha picchiato la moglie. L'uomo deve rispondere di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Un anziano vittima di un incidente stradale è deceduto all'ospedale di Trapani dopo 2 mesi di agonia. Uzzuliddio Laccellaro non ce l'ha fatta, è deceduto dopo 2 mesi di agonia al Sant'Antonio Abate, dove era stato ricoverato in seguito ad un incidente stradale dopo una degenza anche all'ospedale di Marsala. Il cuore di Bartolomeo Gabriele, 83 anni, ha cessato di battere ieri nel reparto di medicina. L'anziano abitava a Trapani, in via Salemi, ed era conosciuto come Laccellaro. Era infatti solito andare a raccogliere le arselle e gli appetitosi frutti di mare per poi rivenderli. A nulla sono serviti i tentativi dei medici di strapparlo alla morte. Uzzuliddio era rimasto vittima di un incidente stradale verificatosi lo scorso mese di agosto all'incrocio tra la via Salemi e la via Bertino. L'anziano era in sella alla sua bicicletta e si è scontrato con un'auto condotta da una donna. Sbalzato dalla sella era caduto rovinosamente sull'asfalto. Scattato l'allarme era stato accompagnato in ambulanza al Sant'Antonio Abate dove era stato ricoverato con riserva sulla vita. E domani pomeriggio alle 15 presso la chiesa di Sant'Alberto a Trapani saranno celebrati i funerali di Bartolomeo Gabriele. 11 migranti sono sbarcati stamani in località Cornino lungo la costa Trapani-San Vito-Lo Capo. Gli immigrati sono stati bloccati dai carabinieri quando erano già sulla terraferma. La zona dove è avvenuto lo sbarco lungo la costa orientale del Trapanese solo raramente è stata interessata dal fenomeno perché lontana dalle rotte tra il Nord Africa e la Sicilia. Emergenza sociale per i pensionati è quanto denunciano i sindacati confederati. Stamattina presso la sede della CGIL un incontro per stabilire le modalità dell'intervento. Ascoltiamo le interviste di Wally Cammareri.
Noi come sindacato dei pensionati siamo fortemente preoccupati, soprattutto su due questioni davvero importanti. Intanto con il mancato confronto che sta avvenendo con il governo regionale a proposito di una nostra piattaforma che abbiamo presentato a sostegno proprio di una grande povertà che è un aumento sulle famiglie, sugli anziani e anche sui lavoratori che poi alla fine sono coloro che stanno davvero pagando questa crisi. Col governo regionale sta mancando un confronto sulle politiche che pensiamo debbano essere adottate a proposito di potenziamento di servizi sulla questione del sociale, sulla questione della sanità, perché non si può pensare che tagliare solo la sanità può farci diventare un paese civile. Noi stamattina il nostro esecutivo sta inoltre ragionando su iniziative che faremo nei territori a protesta di questo mancato di confronto e richieste di incontro che abbiamo fatto con tutti i comuni capofila dei distretti sociosanitari, perché pensiamo che oggi e in queste ore si sta anche discutendo se poter in qualche maniera perdere il treno o meno. Perdere il treno o meno dico proprio sul potenziamento dei servizi. Passiamo alla politica. Lucia Cerniglia è il nuovo segretario comunale del PSI di Marsala. È stata eletta nel corso del congresso tenutosi ieri nella città lilibetana. Lucia Cerniglia guiderà il PSI di Marsala in qualità di segretario. L'avvocato Peppe Galfano è stato invece chiamato a ricoprire la carica di presidente. Diversi gli interventi che si sono susseguiti nel corso del confronto, ad iniziare da quello del segretario uscente Andrea Pipitone e dal segretario provinciale Vita Barbera. Il congresso è stato chiuso dall'onorevole Nino Oddo, che ha ricordato come Marsala abbia delle salde radici socialiste, dicendosi certo che il PSI tornerà ad essere il partito guida della politica marsalese, come è rimarcato dalla stessa Lucia Cerniglia ai nostri microfoni. Beh, intanto devo ringraziare tutti quelli che mi hanno eletta. Sono veramente quindi emozionata, quindi felice e anche onorata ovviamente di avere questo incarico. Non è qualcosa di nuovo per me, in quanto io sono nata in una famiglia socialista, quindi ho respirato quelli che sono i valori, gli ideali, quindi socialisti. Quindi per me è un po' come stare a casa. L'ex segretario, quindi quello che mi ha preceduto, il dottor Andrea Pipitone, ha detto quindi durante la manifestazione che lui aveva un sogno, quello di far rinascere il Partito Socialista, e ci è riuscito perché lo ha epurato da quelli che erano valori non pertinenti quindi al Partito Socialista. Oggi possiamo dire che abbiamo il nuovo Partito Socialista così come era un tempo, come ha detto lei, cioè con quelli che sono i principi veri, i valori veri, quelli di uguaglianza, di stare vicino quindi ai più deboli, alle problematiche degli anziani, dei giovani e delle donne soprattutto. Disagi nell'erogazione idrica a Trapani a causa di un guasto ad uno dei due punti di rilancio dell'acquedotto di Bresciana. Oggi alle 8:15 è stata sospesa la distribuzione nel centro storico. A rischio domani la fornitura Trapani Nuova. Anomalie potrebbero verificarsi anche nel centro storico nella giornata di mercoledì. I tecnici dell'amministrazione comunale sono già al lavoro per riparare i motori dell'impianto. L'intervento, salvo imprevisti, dovrebbe andare avanti fino a mercoledì sera. Per fronteggiare l'emergenza, l'amministrazione comunale ha disposto la sospensione dell'erogazione idrica nelle frazioni, oltre che sull'isola di Favignana. Si è concluso ieri a Mazara del Vallo Blue Sea Land, iniziativa promossa dal distretto della pesca guidato da Giovanni Tumbiolo. A Mazara per noi c'era Diana Cardinale. Alla manifestazione hanno partecipato 25 rappresentanti di paesi dell'area del Mediterraneo, dell'Africa e del Medio Oriente allargato ad alcuni paesi del Golfo Persico. 150 in tutto gli espositori presenti all'Expo delle eccellenze della capitale, della multiculturalità e della multietnicità. Non soltanto terra di accoglienza e di ospitalità, ma anche un luogo nel quale ci si può immaginare, come ha detto il sindaco Nicola Cristaldi, di far nascere una grande industria della cooperazione dei popoli del Mediterraneo e del Medio Oriente.
Ieri, durante il convegno dal titolo Born in Sicily verso Expo 2015, svoltosi nell'aula consiliare 31 marzo 1946 al Palazzo dei Carmelitani, abbiamo intervistato Dario Cartabellotta, assessore alle risorse agricole ed alimentari Regione Siciliana, che ha aperto i lavori. L'obiettivo è quello di unire assieme pesca, agricoltura e alimentazione come un modello mediterraneo. È Mazara che un po' è la capitale dell'integrazione europea, di questo scambio tra il continente europeo e quello sia africano sia asiatico. Qui abbiamo messo insieme tutta la nostra produzione, abbiamo anche riunito gli altri paesi del Mediterraneo, perché tutti riconoscono nella Sicilia un ruolo di leadership, proprio perché la cultura agricola alimentare siciliana è frutto anche della loro cultura e della loro tradizione, cioè se pensiamo a quello che hanno portato qua i tunisini, a quello che hanno portato gli egiziani, alla fine tutti riconoscono la cultura siciliana qualcosa di questi elementi. Allora l'idea è quella di costruire questo modello, di portarlo poi ad Expo 2015, ma di essere anche una base per le politiche nel territorio. Una su tutte, in questi giorni sta registrando un po' l'assenza di acciughe e di sarde, l'hanno denunciato pescatori sciacca. Per l'eccesso di tonni sul Mediterraneo non possiamo consentire ancora che sia Bruxelles a stabilire la quantità di tonni che dobbiamo pescare. L'osservatorio sulla pesca al Mediterraneo, con le sostituzioni politiche e scientifiche, può svolgere benissimo questo ruolo e fare in modo che ritorni di grande interesse per tutte le marinerie la pesca non solo del buon pesce, ma anche di quello di qualità e in quantità. Ieri mattina a Paceco si è tenuta la 14ª edizione della Giornata della Salute. Per l'occasione sono state fatte delle visite gratuite, consulenze e controlli in varie branche specialistiche. L'iniziativa punta a sensibilizzare i cittadini sulla necessità di effettuare controlli sanitari periodici, promuovendo quindi la cultura della prevenzione. Sul senso dell'iniziativa abbiamo ascoltato il sindaco di Paceco, Biagio Martorana, e il dottor Gioacchino Allotta. Siamo arrivati alla 14ª edizione della Giornata della Salute, una giornata che riscuote molto successo e attesa dai cittadini. È un'occasione importante per la medicina preventiva, per scuotere anche le coscienze che è importante, sono importanti i controlli medici periodici. Quest'anno la manifestazione si è arricchita dalla presenza di più specialisti e io approfitto per ringraziare i medici che hanno dato la loro disponibilità oggi, giornata di domenica, ad essere qui su questa piazza per effettuare dei controlli clinici. È un'occasione anche per i cittadini per effettuare delle visite mediche gratuite e ripeto, ringrazio tutta l'organizzazione e principalmente la Banca di Credito Cooperativo che ogni anno mette a disposizione le risorse per l'organizzazione di questa giornata. Una presenza che sempre è stata qui in questa giornata della salute è quella del dottore Gioacchino Allotta, un diabetologo che è impegnato anche nel sociale e che con il suo contributo ogni anno dà la possibilità anche a tante persone di scoprire se sono diabetici o meno. 14 anni che veniamo qua a Paceco e facciamo questo screening così di massa per cercare di avere qualche risposta anche positiva. Devo dire che quotidianamente noi qua quando facciamo queste giornate riusciamo a fare i controlli almeno un centinaio di persone. Abbiamo trovato sempre quella percentuale che c'è sempre di qualcuno che non sapeva di essere diabetico. Io non posso che fare i complimenti al dottore Martorana per queste belle giornate e oggi c'è anche un bel sole. L'Associazione Provinciale Cuochi Trapanesi organizza oggi pomeriggio, in occasione della festa di San Francesco Caracciolo, un buffet agli assistiti dell'Associazione Voglia di Vivere, che si occupa di disabili e persone in difficoltà. La manifestazione, che si terrà nella sede dell'AICS presso il Campo Bianco, sarà preceduta dalla Santa Messa, officiata nella Chiesa del Cristo Re di San Giuliano. Noi naturalmente da 23 anni che ci adoperiamo a sociale, naturalmente ogni anno andiamo a contattare delle associazioni in cui ci sono delle difficoltà e in cui andiamo, cioè anche per dare una nostra presenza, che noi ci siamo e pensiamo anche a loro. Peppe Triolo, il menù ce lo anticipi? Guarda, il menù è un pochettino variegato perché ognuno di noi a l'ardire, il fare di portare qualcosa di propria manifattura. Il più delle volte noi creiamo dei buffet di dolci che non va bene per chi soffre di glicemia alta, però ti posso garantire che accomuna un pochettino tutti, e per cui è variegato da
torte, cassate siciliane, variegato da mustaccioli, dolcini di mandorla, tutto quello che potrebbe essere la nostra cultura messa a tavola. Quanti sono i cuochi che hanno aderito e che quindi oggi pomeriggio saranno lì con voi? Noi nella nostra associazione siamo 196 soci, e certo non verranno tutti, ma ci sarà una buona parte di partecipanti di cuochi naturalmente, che, perché è il nostro evento, è una nostra giornata in cui non possiamo mancare. Domani nel Centro Studi Danza di Rosi Guaiana a Trapani si terrà uno stage di danza classica e moderna contemporanea con Luca Carannante, ballerino protagonista del programma televisivo di MTV Ballerini dietro il Sipario, premiato a Capri lo scorso agosto come giovane promessa della danza con Carla Fracci. Un'altra notizia, viene inaugurata domani a Favignana la mostra Mediterranea, arte contemporanea alle isole Egadi. Il taglio del nastro è in programma alle 16.30 a Palazzo Florio. Saranno presenti alcuni artisti, l'assessore alla cultura Emanuela Serra, il direttore del Museo di Arte San Rocco Liborio Palmeri ed il critico d'arte Alfonso Casalini. Si è conclusa ieri con una buona presenza di pubblico la terza edizione della Scalinata in Fiore 2013, tenuta nel centro storico di Trapani. La manifestazione artistica e fieristica dedicata a Maria, icona della fede, ha registrato un'affluenza di oltre 7.000 visitatori durante le tre giornate espositive. La direzione artistica è stata curata da Claudio Maltese in collaborazione con Antonino Di Giovanni. Le opere sono state realizzate da quattro artisti trapanesi, Pietro Barraco, Michele Iovino, Alberto Monteleone e Mario Virgilio. Le composizioni floristiche sono state curate dalla Buffa Fiori, mentre l'illuminazione è stata realizzata da Franco Marino. La manifestazione è stata arricchita anche dalla presenza di due giovani artiste trapanesi che hanno allestito una mostra d'arte, Annalisa Spedale e Clara Restra. La congregazione della Madonna del Rosario ha curato i momenti di preghiera e di apertura della chiesetta, mentre l'associazione di cultura Trapani tra Dumare e Venti ha organizzato l'intera manifestazione artistica e fioristica, che il prossimo anno sarà realizzata l'ultima domenica di maggio, mese per eccellenza dedicato alla Vergine Maria. L'associazione Trapani tra Dumari e Venti sta iniziando a lavorare alla preparazione della grande manifestazione rievocativa Trapani Medievale, che si terrà sempre a San Domenico a novembre. Chiudiamo con gli appuntamenti. Questa sera alle 20.45 andrà in onda con replica poi a 00:15 Sport Sud il lunedì, con ospiti in studio tra gli altri Mario Pacilli, centrocampista del Trapani, Giacomo Genovese, responsabile del settore giovanile del pallacanestro Trapani. Poi alle 23 per Seconda Repubblica, ospiti del nostro direttore Rocco Giacomazzi, saranno i due prossimi candidati del Partito Democratico per la segreteria provinciale, Mino Spezia, sindaco di Valderice, e Marco Campagna, vice sindaco di Castelvetrano. E adesso lo spazio allo sport con Nino Maltese. Io vi ringrazio per averci seguito, arrivederci. Si è inaugurato a Trapani, in via Passo Enea 112, il Blue Blazer Gastro Pub di Daniele Salasso e Maurizio Isca. Un locale nuovo, internazionale, di tendenza, realizzato tenendo conto delle esigenze di una clientela dinamica, giovane e che vuole stare al passo con i tempi. Ogni sera, a partire dalle 18, al Blue Blazer Gastro Pub, Maurizio, con la sua proverbiale esperienza acquisita negli anni in tutto il mondo e la sua giovane equip, sapranno offrirvi un'ampia varietà di antipastini, primi, secondi e ancora taglieri, sfiziosità e stuzzichini. Il tutto per accontentare anche i palati più fini ed esigenti. Nel corso delle serate al bar Daniele, barman di grande esperienza, saprà deliziarvi con una grande quantità di cocktail internazionali. Dunque tutte le sere a partire dalle 18 al Blue Blazer Gastro Pub in via Passo Enea 112.
Salve e benvenuti alla pagina sportiva di TG Sud da Nino Maltese. Apriamo con il Trapani Calcio che ieri a Varese ha rimediato il secondo pareggio consecutivo, due punti nelle ultime cinque partite. Vediamo un servizio con gli highlights dell'incontro. 19 occasioni da rete ambo le parti, ma nessun gol. Varese-Trapani è stata una gara caratterizzata dal buon gioco, ma da 1-0-0 che non rende giustizia a una gara vissuta a ritmi altissimi davanti a molti spettatori di fede granata. Mister Boscaglia manda in campo il suo solito 4-4-2 e la formazione tipo. Dal primo minuto Terlizzi al fianco di Pagliarulo, in attacco Junco al fianco di Mancoso. Dal fronte Varese, che proviene dall'inaspettata sconfitta di Padova, fa ripuntati sui due attaccanti Neto Pereira e l'ex lanciano Pavoletti. Si inizia e il Varese si rende subito pericoloso con un colpo di testa di Damonte su cross di Zecchin, ma Nordi compie il primo di una lunga serie di interventi assolutamente provvidenziali. Il Trapani si vede in avanti con Mancoso al quinto, Junco lo lancia in velocità sul contropiede, ma l'attaccante sardo non riesce a finalizzare a dovere quella che è forse la migliore occasione capitata al Trapani in tutto l'incontro. Trapani che immagina sempre il consueto buon gioco e all'ottavo Pacilli impegna severamente Bressan con una sforbiciata su assist di Junco. Le occasioni si susseguono a botte risposta e al minuto 17 Rea conclude potentemente su Nordi che devia coi piedi. Al 21esimo tocca invece a Junco impegnare Bressan che respinge come può. Il Varese reagisce e riesce a prendere il sopravvento nella seconda parte del primo tempo. Al 36esimo un ottimo Nordi respinge in tuffo una grande conclusione di Pavoletti salvando il risultato. Da qui alla fine dei 45 minuti il protagonista è proprio il portiere del Trapani che prima esce molto bene su Neto Pereira e poi respinge un'altra conclusione quasi a botta sicura di Pavoletti. Sempre Nordi costretto agli straordinari in due circostanze su due colpi di testa che non sortiscono l'effetto sperato. Si va negli spogliatoi e alla ripresa il Trapani si fa subito avanti con Nizzetto in percussione dalla sinistra. L'esterno del Trapani entra in area e prova a sorprendere Bressan con un esterno che finisce a lato. A questo punto Rea pesca il primo cartellino della partita, più tardi sarà espulso. Il Trapani recrimina un calcio di rigore apparso ai più abbastanza evidenti e poi va vicino al vantaggio con un'azione abbastanza confusa che però non va a buon fine. I padroni di casa rispondono con un'occasione molto importante con Caril, neutralizzata in qualche modo da un ottimo Nordi che respinge. La partita è un vero e proprio batti e ribatti e il Trapani si rifà vivo con Pacilli che approfitta di un rilancio sbagliato da parte di Bressan e mette in mezzo per Mancoso che però viene anticipato. Le due squadre lottano per i tre punti e si vede e il Trapani rischia moltissimo sugli sviluppi di un calcio d'angolo per i biancorossi quando Pagliarulo riesce a salvare sulla linea. Poco dopo i padroni di casa restano in inferiorità numerica per l'espulsione di Rea che becca il secondo cartellino giallo. Sul finire si registra un'ultima occasione per il Trapani. Pirrone tenta un tiro da fuori area ma Bressan riesce a controllare. Finisce così la partita con 1-0-0 che non fotografa al meglio una partita densa di occasioni da rete. Kia, qualità garantita 7 anni, presenta nuova Kia Carens. Bella macchina, c'è posto anche per tutti i vostri amici. Dal tetto entra un sacco di luce, finalmente hai messo la testa a posto. Nuova Kia Carens, diventare grandi può essere divertente. Tua con finanziamento for family da 245 euro al mese. Scoprila anche sabato e domenica. Automondo, unica concessionaria Trapani Kia Motors. E adesso andiamo invece a vedere i risultati della nona giornata del campionato di Serie B Eurobet. Spezia-Brescia 2-2, Regina-Empoli 2-1, Cittadella-Padova 1-0, Bari-Crotone 1-2, Juve-Stabia-Cesena 0-2, Lanciano-Ternana 1-1, Latina-Modena 0-0, Siena-Avellino 3-0, Varese-Trapani appunto 0-0, Palermo-Pescara 1-0, Carpi-Novara il posticipo si giocherà questa sera alle 20:30. Vediamo adesso la classifica: Lanciano 19 punti, Empoli e Cesena 17, Crotone 16, Avellino e Varese 15, Palermo 14, Cittadella e Spezia 13, Modena 12, Siena 11, Novara e Trapani 10, Brescia, Latina e Regina 9, Bari e Pescara 8, Carpi e Ternana 7, Juve Stabia 5, Padova 4 punti. Andiamo adesso al basket perché questa sera alle 20:30 la Pallacanestro Trapani gioca in trasferta a Forlì. Andiamo a ascoltare le dichiarazioni pre-partita del coach Lino Larto. No, cioè la prova l'abbiamo, c'è già stata domenica, perché con tutto quello che insomma
che c'era prima, quello che abbiamo già detto sulla prima partita, ma sarà anche i risultati di domenica, anche se alcuni scontati, ma ci sono state delle partite molto combattute, altre magari un paio con scarti un po' più ampi, però abbiamo visto che anche noi vincendo di 20 comunque ce la siamo dovuta sudare, perciò sarà la seconda prova, la prima trasferta su un campo comunque che ritengo un campo nelle ultime stagioni di A2, il campo di Forlì è stato comunque un campo, uno dei campi più caldi, uno dei campi con il pubblico più numeroso o uno dei campi col pubblico più numeroso. C'è una grandissima tradizione a Forlì, io lo so bene perché ci ho giocato 4 anni, qualche secolo fa, perciò è chiaro, no? Non sono i grandissimi tempi della Serie A di Forlì di 20 anni fa, però è chiaro che questa sarà una partita, poi come abbiamo detto, interessante e dura, perché loro vengono da una partita dove contro ogni pronostico sono sempre stati avanti, hanno giocato con grandissima personalità e anche con un bel gioco, noi abbiamo visto la partita, su un campo come Napoli che, come dicevamo, è una delle pretendenti al salto di categoria, una squadra molto attrezzata. La sfida fra Forlì e Trapani sarà diretta da Roberto Materdomini di Grottaglie, Cristian Borgo di Dueville e Gian Guido Vanni degli Onessi di Corno di Rosazzo. Coach Lardo ha convocato i seguenti giocatori: Baldassarre, Bartoli, Bossi, Ferrero, Janes, Loweri, Parker, Renzi, Rizzitiello e Tabbi. Ecco adesso invece i risultati delle altre partite che si sono giocate ieri. Trento-Brescia 72-77, Capodorlando-Biella 65-74, Torino-Iesi 74-67, Barcellona-Ferentino 89-84, Veroli-Napoli 57-47, Imola-Trieste 86-90. Restiamo nel basket, andiamo a vedere cosa è successo alle squadre della provincia di Trapani impegnate nei campionati minori. Nel campionato di divisione nazionale C, Green Basket Palermo ha battuto Basket Mazara, la squadra allenata da Valerio Napoli, per 59-57. Invece Nertos Cosenza Pallacanestro Marsala è stata rinviata. In Serie C regionale, Studentesca Licata Virtus Trapani 78-57, Basket Paceco Cefalù 64-73. Torniamo al calcio, ma adesso apriamo la parentesi che dedichiamo come di consueto ai campionati calcistici minori. Vediamo i risultati delle squadre della provincia. In eccellenza per la sesta giornata Marsala Campofranco 2-1, Mazara Camarat 2-0, Riviera Marmi Folgore 2-2, Serra di Falco Alcamo 2-0. In classifica comanda l'Alcamo, quota 13 punti, Riviera Marmi terza 11 punti, Folgore 8 insieme a Marsala, Mazara 6. Sesta giornata anche in promozione. Vediamo le trapanesi: Cus Palermo Favignana 2-3, Castellammare Dattilo 0-1, Fulgatore Strasatti 2-0, Ligni Monreale 1-3, Montemaggiore Salemi 0-1. Naturalmente ha riposato il Paceco in classifica, Salemi secondo insieme al Dattilo ma con una partita in meno, Ligni e Castellammare 9 punti, Fulgatore 7, Paceco 6, Favignana 3 e Strasatti 0. Adesso diamo uno sguardo alla prima categoria: Campobello di Mazara Bonagia 1-1, Partini Caudace Borgata Terrenove 1-1, in classifica al comando Borgata Terrenove con 10 punti, Bonagia e Campobello penultimi con 2 punti. E ieri si è disputato anche una gara di automobilismo, lo slalom città di Valderice, su un percorso di 2750 metri che portava da Sant'Andrea di Bonagia appunto a Valderice. A vincere lo slalom è stato Giuseppe Castiglione sulla sua Ghipard, il pilota di Buseto, secondo il costonacese Vincenzo Pellegrino, terzo Fabio Peraino. La gara naturalmente è organizzata dal promoter Chinisia di Peppe Licata. Questa era anche l'ultima notizia della nostra pagina sportiva. Vi ricordiamo l'appuntamento questa sera alle 20.45 in diretta su questa emittente, sul canale 118, con la terza puntata di Sport Sud il lunedì. Naturalmente vi ricordo che potrete interagire in diretta con i nostri ospiti e con la nostra trasmissione mandando un'email all'indirizzo sportsud@telesud3.com oppure cliccando mi piace alla pagina Facebook Sport Sud il lunedì, dove potrete
esprimere le vostre riflessioni, i vostri pareri o porre dei quesiti agli ospiti in studio. Per quanto riguarda invece la pagina sportiva, ci fermiamo qui. L'appuntamento naturalmente per le prossime edizioni. Arrivederci.